8 settembre 1943, data fatidica per il cuore di tutti gli italiani. La notizia della nostra capitolazione ci arrivò che erano circa 10 minuti che avevamo preso il rancio serale e ci fu portata da un ufficiale che appena allora era rientrato da Tarquinia. Queste sono le prime battute scritte da mio zio Ercole su questo diario. Quel giorno Ercole aveva 21 anni, era di stanza a Tarquinia, nel Lazio, nel comando degli Alpini. E come tanti ragazzi dovette prendere una decisione che avrebbe condizionato parecchio la sua vita. 10 settembre. Alle 8 tutto è a posto. Anzi, tutto è fuori posto. Strette di mano, baci e auguri scambiati l'uno con l'altro. I primi già hanno cominciato a lasciare l'accampamento e da gruppi di 5-6 si avviano con passo lento e stanco verso il settentrione. Alle 8:30 la mia comitiva è pronta. Partiamo con un nodo di pianto che ci stringe e ci soffoca. Insieme ad altri 6 commilitoni intraprese questo viaggio verso casa, nel Canavese, e decisi di appuntarsi su questo diario tutte le vicissitudini e le emozioni provate. Un viaggio molto lungo, di circa 600 km, in clandestinità, camminando di notte, sfamandosi con del cibo ricevuto dai contadini e riposando nei pagliai o nei campi. Dopo i primi giorni di cammino, il dolore dei piedi e il peso degli zaini diventò insopportabile. Fu così che il gruppo iniziò a pensare di prendere dei treni, pur rischiando di essere catturati dai tedeschi e quindi spediti in Germania nei campi di lavoro. Dopo 2 giorni di cammino riuscirono a superare un posto di blocco tedesco e arrivare a Montefascone, alla prima stazione utile. Presero il primo treno, Montefascone-Attigliano, Attigliano-Firenze, e a Firenze presero il treno per Torino. 13 settembre. Ad Alessandria arriviamo verso mezzanotte. Appena entrati nella stazione, non vi notiamo nulla di anomalo. Già da più di un quarto d'ora siamo fermi e speriamo di averla fatta franca, quando vediamo uscire da un ufficio circa 20 tedeschi. Circondano il treno. 3 salgono sopra e comincia la caccia. Mi vado a nascondere sotto un sedile, ma mi vengono a prendere. Mi senti dare un calcio fortissimo sulla schiena e gridare «Komm! Raus!». Non so cosa vogliono dire, ma capisco di dover scendere. Oramai sono rassegnato alla mia sorte, seppur a malincuore, ma tuttavia ho avuto qualche speranza di riuscire a tagliare la corda. Mio zio Ercole provò a scappare altre 2 volte, e la terza volta ci riuscì, aggiungendo così casa il 15 di settembre. Qui finisce il diario. Verso la fine del 43 iniziarono a formarsi in Piemonte delle formazioni partigiane ed Ercole entrò a far parte della 5ª Brigata Mazzini all'interno della 7ª Divisione Giustizia e Libertà attiva nel Chiusella. La sua attività di partigiano e purtroppo anche la sua vita si conclusero il 12 gennaio del 45 quando venne catturato per mano fascista insieme all'amico Casale Arduino ed entrambi vennero giustiziati presso il borghetto di Ivrea.